I cantieri del People Mover apriranno a gennaio, il mezzo sostituirà il BLQ, l'attuale bus che collega stazione e aeroporto. Il comune va avanti con decisione con la nuova infrastruttura che sarà più veloce e costerà lo stesso prezzo. Cerca di introdursi nell'appartamento della vicina di casa, ma nel pianerottolo viene visto da un altro vicino. Carabiniere che interviene lo blocca. Ladro maldestro e sfortunato, quello che ha tentato il colpo in una palazzina di Molinella. Alla fine per lui sono scattate le manette. Seconda puntata della nostra inchiesta sui problemi della pedonalizzazione della zona universitaria e ti gira la mentele dei commercianti. Intanto il PDL lancia l'allarme degrado in via Alessandrini. Cesare Prandelli da Bologna lancia un messaggio al calcio italiano: allenatori e giocatori hanno responsabilità importanti e qualunque gesto può condizionare i tifosi, e allo stadio è giusto puntare sulla sicurezza ma anche sull'educazione sportiva. Domani è la giornata nazionale della colletta alimentare, tanti i supermercati di Bologna provincia dove sarà possibile acquistare prodotti da devolvere poi ai più bisognosi. L'obiettivo è superare oltre 230 tonnellate di prodotti. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano parliamo del People Mover, perché questa mattina l'assessore Andrea Colombo ha spiegato che si farà. I cantieri apriranno tra gennaio e febbraio e, una volta completato, manderà in pensione il bus che oggi fa la spola tra la stazione e l'aeroporto. L'ha detto appunto questa mattina l'assessore comunale alla mobilità Andrea Colombo durante il Question Time a Palazzo D'Accursio. Vediamo il servizio. Avanti tutta con il People Mover. Nonostante le polemiche e distinguo all'interno della stessa coalizione di centrosinistra, PD compreso, l'assessore alla mobilità Andrea Colombo tira dritto sul progetto di navetta che collegherà il Marconi alla città. Colombo ne ha parlato durante il Question Time, rispondendo alle domande del centrodestra. Il People Mover non sarà un sistema aggiuntivo, ma sostitutivo dell'attuale autobus che collega stazione e aeroporto. In base al contratto non verranno istituiti o finanziati sistemi di trasporto pubblico in alternativa al nuovo mezzo, ha puntualizzato Colombo, ricordando che alla base degli studi sul mezzo di trasporto c'è appunto il numero di utenti del BLQ, rispetto ai quali si registra un incremento di utenza che potrà essere ancora più significativo sia per gli sviluppi attesi dall'aeroporto che per quelli della stazione alta velocità. Studi di traffico, proseguito Colombo, nei quali si è tenuto conto in maniera cautelativa degli impatti positivi sulla domanda, considerate le migliori prestazioni del nuovo sistema. Il People Mover, avendo una sede dedicata, sarà in grado di garantire un collegamento rapido, regolare e sicuro rispetto alla navetta che oggi circola su strada, che soffre delle interferenze del traffico su gomma, ha sottolineato Colombo, che ha fornito anche numeri del progetto. Ribadiamo per l'ennesima volta che l'equilibrio finanziario si raggiunge nel primo anno di esercizio, con un numero di soggetti pari a 837.000 previsti dal contratto di concessione e gestione. E continuiamo a parlare del People Mover, perché il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Bruno Filetti, si è detto interessato ad entrare nella società di gestione del People Mover. Prima però vuole conoscere tutti i dettagli tecnici, economici e finanziari del progetto. Soltanto dopo prenderà una decisione. E intanto anche i sindacati prendono posizione. Vediamo il servizio di Gabriele Sciar. Che il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Bruno Filetti, segua con attenzione la vicenda del People Mover è fuori discussione, forse non altro, perché la monorotaia servirà per collegare la stazione all'aeroporto, di cui la Camera di Commercio detiene la maggioranza azionaria. Ma su Filetti sono anche forti le pressioni perché la società che gestisce l'aeroporto entra a far parte della Marconi Express SPA, che gestirà il People Mover, al momento formata da ATC e Consorzio Cooperative Costruzioni. Insomma, l'allargamento ai privati a partire dalla SAB è ben visto da chi teme che il rischio di impresa sia solo a carico del pubblico. In questo quadro il presidente della Camera di Commercio fa sapere che ogni decisione in merito sarà rinviata quando saranno sciolte una serie di
questioni di sostanza. I tempi sono legati a quelli degli altri, precisa Filetti, per il quale bisogna vedere il piano finanziario dell'opera, il progetto esecutivo e la definizione di alcuni aspetti non ancora messi a fuoco. Tutte cose a cui il Comune sta lavorando e solo dopo si vedrà se l'interesse della Camera di Commercio si trasformerà in partecipazione azionaria. Intanto sul fronte politico la determinazione del sindaco Virginio Merola di andare avanti con il progetto pur tra frizioni di maggioranza raccoglie il plauso dei finiani bolognesi, il cui responsabile regionale Daniele Baldini fa sapere che l'opera è ritenuta da Future Libertà indispensabile anche per la ripartenza economica e occupazionale della città. I dubbi ce li ha invece la CGIL. La preoccupazione del sindacato riguarda la possibilità che si renda necessario un intervento pubblico in caso di eventuali perdite. Perplessità ci sono sulla stessa congruità della tratta ipotizzata che esclude la fiera. Sarebbe bene, conclude la CGIL, attendere l'esito dell'istruttoria pubblica prima di aprire i cantieri, un'ipotesi che però Merola ha già scartato. Voltiamo pagina, la cronaca, ora vi raccontiamo una storia un po' curiosa che ha per protagonisti un ladro ed un carabiniere, decisamente buon osservatore, servizio di Simone Agnanes. Un vecchio proverbio recitava: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto del vicino, aggiungiamo noi. Un suggerimento che calza a pennello per la storia che stiamo per raccontarvi. Teatro della vicenda, un condominio di via Gagliardi a Molinella, nel Bolognese, in una qualunque mattina d'autunno, poniamo quella di ieri. Quelle che state vedendo sono le immagini riprese da un buon osservatore da uno spioncino di una porta d'ingresso di un appartamento. Invece l'uomo che vedete di spalle è palesemente un ladro che sta tentando di entrare nell'abitazione, forzando l'ingresso con delle improvvisate lastre di plastica ricavate da una confezione di pan grattato, ma questo si è scoperto dopo. L'aspetto curioso e se vogliamo un po' insolito è che i due protagonisti si conoscano, che siano condomini e che abbiano rapporti di buon vicinato. L'altro aspetto curioso è che mentre il ladro è un operaio 63enne napoletano, l'osservatore è per sua sfortuna un carabiniere, ovvero un condomino con orari particolari di cui il malvivente non aveva evidentemente tenuto conto. Il militare, infatti reduce da un turno notturno, era appena rientrato a casa quando improvvisamente ha sentito degli strani rumori provenire dal pianerottolo. Così, guardando dallo spioncino, ha fatto l'inattesa scoperta, ovvero il condomino del piano di sopra, che stava tentando di scassinare l'appartamento di fronte abitato da una donna che in quel momento non era in casa. Il carabiniere, un po' stupito, è però subito intervenuto, arrestando il disonesto vicino, che solo un'ora prima, con lo stesso metodo artigianale, aveva fatto visita anche ad un'altra condomina. Il napoletano, colto sul fatto, non si è giustificato ed ora verrà processato in direttissima per furto. Ennesimo incidente mortale questa mattina, poco prima delle 10.30, lungo la via Val di Setta, in località Monzuno, sull'Appennino bolognese. Tre auto si sono tamponate per cause ancora da accertare ed un uomo che era al volante, un anziano di 73 anni, è morto praticamente sul colpo nello scontro. Sul posto sono intervenuti il 112, i vigili del fuoco ed anche gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per l'automobilista. I carabinieri stanno ora cercando di capire l'esatta dinamica del tamponamento. Ed ora vi proponiamo la seconda parte del nostro approfondimento sulla pedonalizzazione in zona universitaria. In vista del piano sulla pedonalità del Comune siamo andati a vedere come vanno oggi le cose laddove la pedonalizzazione in forma parziale è stata attivata 3 anni e mezzo fa. Il servizio di Massimo Ricci. Autobus soppressi, parenti e amici che possono entrare con un complicato sistema solo dalle 20 di sera alle 7 del mattino. Riqualificazione promessa ma mai attuata. Sono queste le osservazioni dei residenti della zona U. A 3 anni e mezzo dalla pedonalizzazione però sono anche i commercianti e i titolari dei locali a lamentarsi. Io ero fiducioso avendo via Arnerio vicino, ma poi è successo che anche Civis, con l'avanzamento dei lavori di Civis, ci ha portato a perdere 100 posti di parcheggio in via Arnerio, non avere nessun mezzo che invece la gente può usare per poter venire qui da noi, e le stesse persone mi raccontano che ora hanno delle grosse ma grosse difficoltà a venire qui da me. Diciamo che in questa zona i tranni sono stati disastrosi. Veniamo da un fatturato di 2.300.000 euro con 12 dipendenti, ad oggi siamo 6 dipendenti, 1.300.000 euro, fatturato in calo, i clienti si lamentano tutti di non poter venire a fare la spesa con la macchina e quindi serviamo solo i clienti
che prendono un prodotto o due, quindi se continua così penso che chiuderemo e 6 famiglie saranno senza lavoro. La gente anche con la navetta famosa che è stata soppressa comunque non arrivava a fiotti. Non può una persona la sera quando andare a mangiare fuori e prendere la navetta, signori. Hanno chiuso, però non ci sono ancora i servizi, hanno tolto l'autobus, non c'è il Civis che funziona e la gente insomma si adopera per i fatti propri. Beh, la pedonalizzazione ha desertificato notevolmente la zona, e rendendola molto più solitaria, abbandonata. Pedonalizzare può andare bene, però con degli interventi che creino la possibilità alle persone di venire in centro. Qualcuno segnala anche un degrado crescente per la microcriminalità. Diciamo che la situazione è disastrosa, tra clochard, ladri, spacciatori eccetera, oltre al degrado stesso insomma. Si vedono un maggior numero di persone indesiderabili rispetto al passato e anche i tossicomani sono aumentati, qui probabilmente è più facile anche spacciare. Siamo un po' chiusi dentro e hanno buttato via la chiave. E poco distante dalla zona U questa sera è scesa in campo la politica con il Popolo della Libertà che ha messo in atto un presidio in via Alessandrini dove i lavoratori che escono dagli uffici devono fare i conti ogni sera con persone moleste e situazioni di pericolo. Sentiamo. Galeazzo Bignami, il PDL qui in via Alessandrini per una situazione di degrado, vi hanno chiamati i cittadini, cosa succede? Purtroppo proprio a questo orario ci viene segnalato, soprattutto in concomitanza con l'uscita dei lavoratori della Telecom in zona, la presenza di spacciatori, di sbandati che creano una notevole preoccupazione. L'idea è che qualcuno si stia rassegnando a questa situazione di degrado diffuso in città, noi non ci rassegniamo e proprio per questo stiamo organizzando anche qui diversi presidi per dire che il PDL è contrario a questa tolleranza nei confronti della criminalità e dell'insicurezza diffusa. Allora, è molto pericoloso in quanto noi facendo turni abbiamo anche le uscite la sera molto tardi, per cui troviamo di tutto. Quindi gente strana, bivacchi, eccetera? Di tutto, da persone che si drogano a persone alcolizzate, a persone violente, a tutto, molto pericoloso. Ecco, oltre ai presidi avete intenzione di fare anche qualche altro tipo di passo, magari istituzionale, magari con la questura, eccetera? Abbiamo già segnalato su alcune situazioni alla questura l'esistenza di situazioni di difficoltà. Aspettiamo che le autorità rispondano e nel caso non dovessero rispondere faremo azioni simili a questa. Ultima pagina, anche quest'anno al Motor Show di Bologna sarà presente l'esercito italiano con un loro ampio stand all'interno del quale quest'anno ci sarà anche la nostra emittente televisiva e l'emittente radiofonica Radio Nettuno. Questa mattina alla fiera è atterrato un elicottero militare da combattimento che si potrà visitare durante il Motor Show. Noi abbiamo portato le nostre telecamere e intervistato il pilota. Sentiamo Francesco Spada. Elicottero da combattimento, qui è arrivato anche lui in qualche modo per partecipare al Motor Show che si apre i primi di dicembre. Allora cerchiamo di avere qualche informazione su questo velivolo. Buongiorno a tutti, sono il capitano De Santis dell'esercito italiano, presto servizio al 7° reggimento Aves Vega con istanza a Rimini. Questi elicotteri sono un po' particolari nella linea degli elicotteri dell'esercito in quanto sono prettamente atti al combattimento puro. Vengono fabbricati dalla Augusta, fabbrica per eccellenza italiana, della ditta italiana. Di massima è un elicottero che ha due motori che esprimono una potenza di circa 1000 cavalli ciascuno e è configurato con due piloti dove nella parte posteriore c'è il pilotaggio puro della macchina e nella parte anteriore c'è il gunner, il mitragliere di bordo. Sono macchine molto particolari, hanno un'avionica altrettanto complessa. Sono gestiti quasi per la totalità da una componente elettronica che gestisce a pieno quello che è il potenziale stesso della macchina, del velivolo, quali le performance della macchina e del tiro puro, visto che appunto è un elicottero
che opera nella terza dimensione. Quindi sono, diciamo, è un mezzo, una macchina particolarmente agile nei suoi movimenti? Molto, molto, molto agile, molto agile. È sulla falsa riga di un Apache americano, quindi ha le stesse caratteristiche di una macchina da combattimento americana. Come potenziale bellico ha diverse caratteristiche. Nella parte anteriore abbiamo un cannone da 20 mm e nelle due alette poste ai lati della cellula del velivolo possono esprimere con missili filo guidati TOW e delle razziere che vanno da un calibro dai 70 agli 81 mm. Fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, tra poco, state con noi. Di nuovo in studio con ETG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i titoli del nostro telegiornale. I cantieri del People Mover apriranno a gennaio, il mezzo sostituirà il BLQ, l'attuale bus che collega stazione aeroporto. Il comune va avanti con decisione con la nuova infrastruttura che sarà più veloce e costerà lo stesso prezzo. Cerca di introdursi nell'appartamento della vicina di casa, ma nel pianerottolo viene visto da un altro vicino, carabiniere che interviene e lo blocca. Ladro maldestro è sfortunato, quello che ha tentato il colpo in una palazzina di Morinella. Alla fine per lui sono scattate le manette. Seconda puntata della nostra inchiesta sui problemi della pedonalizzazione della zona universitaria e ti gira la mentele dei commercianti. Intanto il PDL lancia l'allarme degrado in via Alessandrini. Cesare Prandelli da Bologna lancia un messaggio al calcio italiano, allenatore e giocatori hanno responsabilità importanti e qualunque gesto può condizionare i tifosi, allo stadio è giusto puntare sulla sicurezza ma anche sull'educazione sportiva. Domani la giornata nazionale della colletta alimentare, tanti supermercati di Bologna provincia dove sarà possibile acquistare prodotti da devolvere poi ai più bisognosi, l'obiettivo è superare le oltre 230 tonnellate di prodotti raccolti nel 2010. Andiamo avanti con il giornale. Si tiene a Bologna in questi giorni il Congresso Internazionale di Oncologia in occasione del decimo anniversario della morte di Cesare Maltoni, fondatore dell'Istituto Ramazzini e della Società Italiana Tumori. In tale occasione è stato presentato il registro dei tumori a Bologna e provincia. Sentiamo in proposito la direttrice del Centro di Ricerca sul Cancro, Fiorella Belpoggi. Fortunatamente, siccome il registro riguarda tutte le cause di morte, si è vista negli ultimi anni un decremento della mortalità per malattie cardiocircolatorie, mentre invece per quanto riguarda i tumori la patologia si attesta sul 30-35% della mortalità globale nella nostra provincia e quindi un dato alquanto allarmante. I tumori che sono in calo sono per esempio quelli del polmone nell'uomo, ma nel contempo si vede un'ascesa dei tumori del polmone nelle donne. C'è una maggiore incidenza di tumori della mammella nelle donne della provincia di Bologna, ma fortunatamente la mortalità è andata calando nel tempo e tutti questi benefici sono sicuramente dovuti all'azione di prevenzione che la nostra sanità ha avuto nel nostro territorio. Il commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli, che stamattina è intervenuto ad un'iniziativa che parlava dei valori dello sport e dell'educazione alla legalità, iniziativa che si è svolta in Sala Borsa a Bologna. Vediamo. Cesare Prandelli risponde alle domande degli studenti e a Bologna per partecipare ad un convegno sui valori dello sport e l'educazione alla legalità promosso dai funzionari della polizia. Il rispetto delle regole è importante anche in campo, sottolinea Prandelli. Ai tuoi giocatori dici, nel momento che l'arbitro fischia non diciamo più nulla, accettiamo qualsiasi decisione. Poi cosa succede? Che durante la partita e anche dopo la partita ti accusano, tra virgolette, di non aver protestato. Cioè, allora c'è qualcosa che non funziona in questo mondo qua. Allora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo protestare, ma poi se subiamo un tono non dobbiamo protestare? È un paradosso, no? Perché ti può capitare, vedendo un'azione, vedendo un'immagine, e spesso dicono, ah beh, non hanno protestato, quindi vuol dire che non c'è nulla. No, allora è un problema di cultura. Cioè, l'arbitro deve decidere, deve fischiare e i giocatori devono accettare, punto. Prandelli parla anche della tessera del tifoso. In questo momento va accettata, dice. Bisogna accettarla controvoglia, su certi momenti che vanno, certe regole, certe decisioni vanno accettate.
Io ovviamente lavorerei molto di più, come dicevo prima, sull'educazione, non tanto su una regola. E quindi, no, se noi partiamo dal presupposto che chi crea dei disordini deve essere punito, automaticamente non c'è bisogno di avere una tessera. Cioè uno deve essere responsabile, anzi dovrebbe dire ok, sono andato allo stadio, ho fatto questo, sono stato io, si auto esclude. Il problema spesso è che molte persone si nascondono dietro a, tra virgolette, la definizione di tifosi, di ultras. Ancora una breve pausa e poi di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, domani in tutti i supermercati e ipermercati di Bologna torna la colletta alimentare, migliaia di volontari raccoglieranno cibo e generi alimentari per i più bisognosi. Ma vediamo queste interviste. Sabato la colletta alimentare, ovviamente anche a Bologna, in tanti punti vendita del capoluogo emiliano. I volontari aspettano, no, i clienti dei supermercati all'uscita, chiedono di destinare una parte della loro spesa per i poveri. Quali sono i numeri a Bologna? Quant'è la raccolta? Allora, l'ultimo anno nella provincia di Bologna abbiamo raccolto intorno a 232 tonnellate di prodotti alimentari su un numero di 200 punti vendita più o meno. Anche questo è un dato sempre in crescita negli anni, nonostante la crisi, quindi è un dato della generosità delle persone che aderiscono a questo gesto volentieri. Marco, i numeri invece dei volontari e di quelle che sono le persone assistite, ovviamente la finalità è questa, del Banco Alimentare a Bologna? Allora, a Bologna abbiamo avuto nel 2010 3.500 volontari impegnati appunto in questi 200 punti vendita. Anche questo numero sempre in crescita a testimonianza di un anche desiderio della gente di fare del bene. E tramite gli enti come la Caritas, le persone assistite sono state circa 32.000 nel 2010. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. I cantieri del People Mover apriranno a gennaio, il mezzo sostituirà il BLQ, l'attuale bus che collega stazione aeroporto. Il comune va avanti con decisione con la nuova infrastruttura che sarà più veloce e costerà lo stesso prezzo. Cerca di introdursi nell'appartamento della vicina di casa, ma nel pianerottolo viene visto da un altro vicino, carabiniere che interviene e lo blocca. Ladro maldestro e sfortunato, quello che ha tentato il colpo in una palazzina di Molinella, alla fine per lui sono scattate le manette. Seconda puntata della nostra inchiesta sui problemi della pedonalizzazione della zona universitaria e ti gira la mentiera dei commercianti, intanto il PDL lancia l'allarme degrado in via Alessandrini. Cesare Prandelli da Bologna lancia un messaggio al calcio italiano, allenatori e giocatori hanno responsabilità importanti e qualunque gesto può condizionare i tifosi e allo stadio è giusto puntare sulla sicurezza ma anche sull'educazione sportiva. Domani è la giornata nazionale della colletta alimentare, tanti supermercati di Bologna e provincia dove sarà possibile acquistare prodotti da devolvere poi ai più bisognosi. L'obiettivo è superare le oltre 230 tonnellate di prodotti raccolti nel 2010. Ed è tutto con questa edizione, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci.